Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno a tutti voi, buon giovedì, ben trovati ad un altro appuntamento di Non Solo Roma. Siamo pronti ad informarvi con tutto ciò che succede a Roma ma anche in provincia. Il trasporto pubblico locale di Roma, tema caldissimo per la capitale, funziona poco e male. Non certo una novità, ma a dirlo chiaramente è l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva Lazio e lo fa attraverso le parole degli stessi interessati, dei diretti interessati, ovviamente i romani. Soltanto qualche numero per farvi entrare bene nel merito. 345 cittadini che hanno partecipato al sondaggio. Il risultato è di piena insufficienza. L'unica sufficienza raggiunta a quanto pare è legata al servizio di bigliettazione che sostanzialmente si riconferma anche grazie al sondaggio dello scorso anno. Il risultato è stato lo stesso. Cosa chiedono i romani e soprattutto come mai un servizio che dovrebbe essere essenziale in una città come Roma continua a funzionare in maniera sostanzialmente così pessima, come ci dicono poi gli stessi romani? Lo chiediamo al segretario regionale di Cittadinanza Attiva, Elio Rosati. Buongiorno Elio. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie per essere di nuovo in nostra compagnia. Abbiamo parlato di temi un po' disparati con Cittadinanza Attiva, sempre in tua compagnia. L'ultima volta avevamo parlato di un tema completamente diverso, che era quello legato alla sanità. Oggi andiamo a parlare di trasporto pubblico, perché insomma questo sondaggio Cittadinanza Attiva non che ci dica una grande novità, però ci riconferma sostanzialmente che il trasporto pubblico locale funziona male a Roma. Esattamente, purtroppo diciamo che la linea sta confermando quello che avevamo già visto l'anno scorso. È stato un ulteriore, diciamo così, focus che abbiamo voluto fare sul trasporto pubblico locale. Un altro sicuramente lo faremo, credo, verso l'autunno sul trasporto su ferro, perché c'è da aprire anche lì una attenzione specifica su quel comparto. I dati di questo ulteriore report ci testimoniano purtroppo ancora una volta le insufficienze piene purtroppo di tutta una serie di aree sulle che abbiamo indagato, alle quali abbiamo chiesto ai cittadini di rispondere. Le aree erano 8: la pulizia, il decoro, la puntualità, l'informazione ai cittadini tramite anche le nuove tecnologie, il comfort, i tempi d'attesa, i tempi di percorrenza e la bigliettazione. E purtroppo solo il servizio di bigliettazione con annessi e connessi, modalità di acquisto del biglietto sul mezzo con card o altro, ha raggiunto la sufficienza. Tutto il resto, senza praticamente nessun tipo di variazione rispetto all'anno scorso, ha una pienissima insufficienza. Questo purtroppo testimonia della difficoltà del trasporto pubblico locale di essere qualitativamente accettabile e sufficiente in una città come Roma e in una realtà regionale importante come quella del Lazio. Questo sicuramente sono gli elementi, diciamo, sintetici di questo lavoro, che grazie alle risposte dei cittadini ci ha confermato purtroppo una tendenza. Ecco, per citare ancora più nello specifico i numeri, Elio, io li vado a prendere, no? 51 cittadini su 335 danno sufficiente, 8 appena danno buono, ma la cosa che colpisce è che nessuno, zero cittadini, ha dato ottimo. Quindi significa che proprio questo trasporto pubblico locale funziona malissimo. Ma torniamo a citare sempre lo stesso problema. Come la mettiamo ora che inizia il giubileo? Io, se avessi la soluzione, sarei contentissimo. Io credo che purtroppo il trasporto pubblico locale, così come altri servizi per i cittadini, scontano una carenza di programmazione che poi nei momenti, diciamo così, di stress, come sarà sicuramente il giubileo o per altre manifestazioni, i cittadini ne pagano direttamente le conseguenze. Il fatto di dover riammodernare, non so, le traversine del tram 8 piuttosto che mettere a norma e in sicurezza i binari del tram, cambiare i macchinari e quant'altro, sono cose che dovevano essere programmate negli anni passati. È evidente che noi qui scontiamo una carenza di programmazione, di cura, di manutenzione, e quindi un lavoro dovrebbe essere fatto nell'ordinarietà e non nella straordinarietà. Io credo che dal punto di vista, vedo le immagini del tram 8, il tram 8 oramai sta diventando una leggenda metropolitana, penso sì, che tra un po' sì. Andrà a chi l'ha visto, perché parte, no, non parte, è partito, poi si è bloccato, poi è saltata una cosa
della linea elettrica, poi c'è una buca, poi cioè succede veramente qualsiasi cosa. Così la metro. Io credo che sia, da un lato, bisogna riconoscere all'amministrazione, nonostante noi siamo molto critici con questa, così come con le precedenti, la volontà di mettere a norma e in sicurezza soprattutto ad esempio la metro A piuttosto che la linea 8 e quant'altro. Però è evidente, e su questo va fatta una riflessione vera, seria e profonda, che la politica non si può ridurre all'ultimo minuto possibile per mettere in sicurezza un comparto così importante come il trasporto pubblico locale. Cioè, questo Certo. è l'errore più enorme. Cioè, noi domani mattina ce la dobbiamo dire tutta, e chiaramente. Il giubileo sarà un impatto pesante perché non ci possiamo immaginare che oramai ci siamo praticamente dentro. Tra qualche mese, magicamente, avremo macchine nuove, linee perfette, pulite, con comfort ai massimi livelli, con tempi di percorrenza giusti, io non dico ridotti, ma dico giusti, e quant'altro. La situazione è veramente lunga da recuperare e a me sembra che oggettivamente servano anni prima di avere un servizio adeguato alle sfide e alla città, e a come Assolutamente. si è modificata la città. Anche perché poi la città, il contesto della città di Roma, oramai non si può parlare più di città di Roma, bisogna parlare in modo compiuto e ragionare in modo compiuto su un'area metropolitana che è vastissima e che copre oltre i 2.700.000 abitanti della città di Roma, un altro 1.600.000 che è praticamente tutta la provincia di Roma, quindi parliamo di un agglomerato urbano più o meno collegato di 4.300.000 abitanti, con l'impatto fortissimo giornaliero di lavoratori, turisti e studenti. Assolutamente. Nel sondaggio che voi avete realizzato, voi di Cittadinanza Attiva, avete chiesto anche chiaramente ai romani che cosa vorrebbero. Loro hanno detto chiaramente, nella maggior parte dei casi, mi sembra di aver capito, che vorrebbero più linee. Sì, ma non solo più linee, diciamo la risposta che ha raggiunto numeri più importanti è stato sicuramente quello di aumentare il numero delle corse, sia di bus che dei tram che della metro, perché è evidente che se si va, io prendo la metro A abitualmente, prendo i mezzi pubblici, e la metro A mediamente ha dei tempi di percorrenza che qualche anno fa non aveva, sono aumentate, siamo intorno ai 3-4 minuti, anche 5 in Sì. alcune fasce orarie. Non parliamo della B e della B1 perché lì abbiamo delle testimonianze anche di tempi di 20 minuti, cioè 20 minuti è un treno regionale, il treno per andare a Fiumicino passano ogni 15 minuti, È quindi vero. voglio dire, se qualcosa non funziona. Sicuramente l'altro richiesta è quella di aumentare i nodi di interscambio tra linee, tra mezzi e magari anche i punti dove lasciare la macchina privata, perché poi l'altro grande problema è che logicamente, non funzionando bene il servizio del trasporto pubblico locale, le persone sono costrette, sottolineo costrette, a prendere il mezzo privato. Perché nessuno di noi, se avesse un mezzo che, lo può, o più mezzi che lo portano comunque in un tempo congruo da casa a lavoro, andrebbe a prendere la macchina privata. Le persone sono Assolutamente, costrette a infatti. prendere. Per Anche me è perché questo, cioè è un non po' bisogna scomodo, no? È un po' scomodo prendere la macchina. Alla fine è più comodo il treno, no? nemmeno. Uno si siede e viene portato direttamente al lavoro, sarebbe molto più facile. Elio, ti do un'altra chiave di riflessione. Ora il comune, comunque l'amministrazione capitolina, dice che sta intensificando il lavoro per i trasporti proprio in vista del giubileo. Ma quello che ci chiediamo è: il problema non è che una volta che finisca il giubileo risiamo di nuovo da K12, se non peggio? Il dubbio sorge, no? Allora, io ribadisco il concetto di prima perché credo che su alcune cose bisogna. Alcune sono annunci che vanno bene per, diciamo così, il momento. Tranquillizzare gli animi. Sì, mettiamola così, va, così ci capiamo, in modo diplomatico. Io credo che vada fatto un lavoro dove e lo ribadisco con forza perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Però parlando chiaramente ai cittadini, con un cronoprogramma vero. Il trasporto pubblico locale ha bisogno di non solo essere ripensato, ma anche di una cura e di una manutenzione costante, quotidiana, sui mezzi, su tutto quello che compone e fa da contorno al trasporto pubblico,
che può essere una migliore capacità di informazione attraverso i canali social piuttosto che le pensiline, che non sono nemmeno tutte quante disponibili con informazioni in tempo reale e quant'altro. Il comfort, il decoro, la pulizia, che insomma ci sono veramente su decoro e pulizia, diciamo che le immagini che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi sono abbastanza insufficienti per un servizio di trasporto pubblico locale. Quindi va fatto e va messo in cantiere un lavoro quotidiano di cura e manutenzione. E solo attraverso questo lavoro quotidiano, faticoso, che magari non è visibile, non porta visibilità e quindi al politico di turno non gli dà diciamo, il giusto respiro, perché poi Il magari consenso anche un po', no? ne beneficerà magari un altro politico tra 6-7 anni, ma il lavoro che va fatto è questo. Cioè, chi si deve interessare di trasporto pubblico locale è, se mi posso permettere l'immagine, uno che si alza la mattina in orari impensabili, si mette lì a lavorare, va entra a terra, non dice una parola, torna a casa di notte e la mattina dopo ricomincia. Perché la cura e la manutenzione sono la base per avere un trasporto pubblico locale adeguato. Perché oggi fare le corse per presentarsi al giubileo con macchine nuove, lucenti, per carità, vanno benissimo avere questi bus che stiamo vedendo, ibridi, con tutta una serie di cose bellissime. Però poi in giro ci sono, che ne so, il parco macchine dell'ATAC è vecchio di 16 anni. Cioè è anche un po' imbarazzante quando ci dicono, oggi c'è la domenica ecologica, viaggiano i mezzi ATAC, non possono viaggiare le macchine private, va benissimo. Poi però sul piazzale a Colli Albani abbiamo, che ne so, l'87 piuttosto il 664 che ha 16 anni di vita, che Sì, non appena l'autista vero. accende il motore, è altro che euro, lì non, forse non è nemmeno in vigore l'euro, euro 0, euro 1, cioè è un po' disfunzionale questo modo di approcciarsi alle cose. Quindi sappiamo che è graduale, io non pretendo che domani mattina il parco macchine di ATAC sia immediatamente tutto quanto con l'ibrido. Però vorremmo serietà, e questo noi spesso notiamo che purtroppo ci si lascia portare troppo dagli effetti annuncio, così come ad esempio, questo lo voglio dire perché ogni volta che come anche organizzazioni di consumatori siamo chiamati dalle aziende municipalizzate, ma non solo da loro, a vedere e a correggere, a integrare le carte dei servizi. Le carte dei servizi a noi ci arrivano in bozza il 15 dicembre o giù di lì, per essere poi pubblicate a fine anno, dove praticamente i risultati dell'azienda sono veramente fantastici, cioè vengono riportati dei dati di raggiungimento degli obiettivi pari sempre al 100% giù di lì, il E che poi sappiamo fa. invece che poi non è proprio esattamente così, Elio. Purtroppo io sono Ma costretta magari fosse anche il 50%, perché il problema è che proprio non c'è sarebbe passo corrispondenza tra la avanti. realtà e quello che c'è. Sarebbe Certo, un passo certo. avanti dichiarare, guardate, quest'anno, anche perché guardate che ATAC negli ultimi 20 anni, se vi andate a vedere, ultimi 10 anni, se vi andate a vedere quanti milioni di chilometri di corse ha perso, sono dati impressionanti. Quindi Lo sappiamo non posso benissimo, Elio. pensare, Io purtroppo questo non è un sono servizio di qualità. costretta a interromperti perché devo mandare la pubblicità tassativamente. Ti ringrazio ovviamente per essere stato in nostra compagnia, un'analisi chiarissima e puntuale come sempre, Elio. Torneremo a Grazie a voi. risentirci, speriamo, per parlare di cose positive. Grazie, Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Elio. Grazie. Bene, ci fermiamo per un brevissimo momento di pausa. Restate in nostra compagnia tra pochissimi istanti, uno spettacolo innovativo. Restate qua. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.